Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte, una superfondazione per la gestione del sistema culturale piemontese al centro del confronto della sesta commissione. Il nuovo soggetto, denominato Fondazione Torino Piemonte Musei, punterà ad incrementare l'efficienza del sistema museale regionale. Michele Marinello, presidente della Commissione Cultura. Oggi è iniziato un percorso in Commissione Cultura, un percorso che vede l'assessore confrontarsi con le forze politiche per capire qual è il futuro della cultura, della Fondazione Torino Musei, del Castellore di Rivoli, della Galleria Arte Moderna, cioè di tutte quelle istituzioni che in un momento di grande contrazione delle risorse sono in difficoltà, e credo che la strada indicata dall'assessore sia quella buona, cioè quella di creare delle sinergie nuove e di riformare il sistema culturale piemontese. Concerto del 2 giugno, l'insegna della sobrietà e della solidarietà per i terremotati dell'Emilia Romagna. Questo è il filo conduttore del tradizionale appuntamento per la Festa della Repubblica, che vede salire sul palco di Piazza San Carlo a Torino l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e l'Orchestra del Teatro Regio. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Ci siamo riconosciuti nelle parole del Capo dello Stato, ovviamente abbiamo annullato il piccolo ricevimento che era previsto, al tempo stesso ho messo in campo una grande operazione di solidarietà, anche con l'apertura di un conto corrente dove ogni cittadino potrà partecipare con un proprio contributo a concorrere alla costituzione di un fondo su cui il Consiglio regionale ha già destinato 100.000 euro dei risparmi dei costi del Consiglio stesso. Roberto Placido, vice presidente del Consiglio regionale. Un'occasione anche per una solidarietà collettiva e non singola, come differentemente sarebbe venuto, oltre alle risorse che devolveremo, i gettoni dei consiglieri assessori, un'ora di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, il conto corrente, insomma, per dare un segno tangibile della solidarietà e della vicinanza della nostra regione all'Emilia Romagna. L'universo femminile è l'evoluzione dell'assistenza medica e sociale a Torino dal 700 ai giorni nostri. È il tema del volume La donna nella medicina, dal baliatico al primariato, Torino tra 700 e il terzo millennio, presentato a Palazzo Lascaris durante un incontro organizzato dalla Consulta Femminile sulla storia dei cambiamenti nelle legislazioni e nelle strutture, con uno spazio importante dedicato all'ospedale Sant'Anna di Torino. Fino al 7 luglio a Palazzo Lascaris è visitabile la mostra Il sogno dell'acqua, organizzata dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cellamonte. L'esposizione raccoglie le espressioni pittoriche di alcuni artisti che hanno voluto reinterpretare l'immagine del territorio alla luce del rapporto con il cosiddetto oro blu. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.